Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giulio di Muscolo Vita, benvenuti a un altro Full Day of Eating. Anche oggi vi mostrerò tutto quello che mangio dall'inizio alla fine della giornata. Inizio subito, vi poso proprio qua, siamo in cucina. Farò un caffè freddo stamattina che mi sono svegliato e avevo un po' una voglia di qualcosa di fresco, rinfrescante per iniziare al meglio la giornata e ho deciso, perché no, mi faccio un caffè freddo e faccio vedere come lo faccio. Questa non è la moca, ma è bensì semplicemente il caffè istantaneo. 2-3 cucchiaini di questo. Ci aggiungo poi del dolce piccante a 0 calorie, ecco qua, qualche cubetto di ghiaccio, andiamoci abbastanza forti, un po' dell'acqua, bello, ora mischio bene questo caffettino ed eccoci qua con il nostro caffè freddo, dolce al punto giusto, rinfrescante, caffeina per iniziare la giornata, iniziamo. Quando mi sveglio la mattina salto completamente la colazione e mi bevo invece semplicemente un caffè, magari una o due ore dopo che mi sveglio. Il digiuno intermittente brucia più grassi? No, in effetti non brucia più grassi. Che cos'è che fa il digiuno intermittente? È una tecnica che ti permette di salvaguardare le tue calorie della colazione. Spesso quando usciamo, magari ci facciamo anche solo un cappuccino, un cornetto, pensiamo di fare una piccola colazione o anche uno yogurt, quello con la frutta, eccetera, eccetera, finisce che poi consumiamo 2, 3, 400 calorie proprio subito appena svegli. Quello che fa col digiuno intermittente è che salvi queste calorie e le posponi magari per il resto della giornata. Quando sei a dieta questo ti permette di consumare meno calorie. Quando invece sei in una fase di lean bulk ti permette di risparmiare quelle calorie per poi consumare dei pasti più grandi, più consistenti durante il resto della giornata. Questo è il digiuno intermittente tipico, non è per tutti. Magari alcuni di voi preferirebbero farlo all'incontrario. Vi svegliate, mangiate, perché quando vi svegliate avete una fame assurda e smettete di consumare cibo magari 8-9 ore dopo. Quindi fareste il digiuno intermittente praticamente inverso, che va benissimo comunque. L'importante è che non vi perdete che non è una tecnica per bruciare grassi, bensì una tecnica per aiutarvi ad essere in un deficit calorico se siete a dieta, o una tecnica per aiutarvi a risparmiare delle calorie per poi utilizzare per avere dei pasti successivi più consistenti. Questo vi aiuta alla fine ad essere, a stare meglio ed essere più costanti, aderire meglio alla vostra dieta. Non è per tutti, non dovete farlo, io a volte non lo faccio sempre, però spesso in vacanza quando mi sveglio non ho subito fame perché fa un caldo della madonna, preferisco invece bermi una Coca-Cola e permettermi magari di uscire la sera, mangiarmi un hamburger, delle patatine, eccetera eccetera. Io sto uscendo per andare in palestra, quindi 20-30 minuti prima della palestra mi faccio questo yogurt alle fragole. Questo però non è uno yogurt normale alla frutta, non smetterò mai di dirlo, di solito non consiglio questi qua alla frutta, però questo è uno speciale e c'ha il doppio di proteine, quindi 10 grammi di proteine e 10 grammi di carboidrati in questo piccolo pot di yogurt per un totale di 80 calorie. Ottimo pasto pre-workout, mi vado a prendere una Monster e ci vediamo in palestra. E ragazzi, sto camminando sotto il sole cuocente qui a Barcellona mentre mi bevo questa Monster. Riguardando la clip di prima mi sono accorto che il caffè che mi sono bevuto era in realtà caffè decaffeinato, e quindi infatti ho provato a fare un po' di lavoro ma stavo dormendo e mi chiedevo perché. Quindi questa Monster mi farà molto bene, 150 mg di caffeina prima del workout, ottimo, ci vediamo in palestra. We'll be right back.
Starbucks, come passo un po' sul capo, mi sono preso un banana frappuccino. Sinceramente non so le calorie su sto coso, ma controllerò dopo nell'applicazione, ve lo farò sapere. E poi qua ho preso una barretta proteica con 25 grammi di proteine, quindi post workout provo sempre comunque a prendere 20-30 grammi di proteine e 20-30 grammi di carboidrati. Comunque ora sono a Starbucks, farò un po' di lavoro, rispondo a delle email, metto su un video per voi, ci provo, spero, speriamo, qua a Barcellona è un casino. Comunque sì, calorie, questo metto sullo schermo, ci vediamo dopo. Ragazzi, ho terminato la Starbucks, purtroppo non ci ho proprio fatta ad uploadare il video per voi, quindi in questo momento andrò in libreria. La palestra è andata ottimo, tutto contento, vado in libreria, poi per cena penso che forse passerò a farmi una piadina in un posto e poi cucineremo qualcosina a casa. Comunque ho tanti macronutrienti da colpire ancora, non vedo l'ora di farvi vedere che bel pasto prepariamo. Sono tornato a casa un attimo per cambiarmi, prendere la carta della biblioteca, prendere un po' d'acqua e ora sto andando. E mi è venuto un attimino una cosa che volevo parlarvi rapidamente, il fatto di quanti pasti al giorno, di perché vi continuo a dire che non è importante, che l'importante è il totale di calorie e macronutrienti nel totale dell'arco della giornata e non nei specifici pasti oppure non negli orari determinati. Perché dovete pensare che il vostro corpo funziona in questo modo: non appena voi mangiate un pasto, pensate a un livello, proprio una baseline zero, ogni volta che mangiate un vostro pasto andate in un surplus calorico, quindi andate in alto. Ogni volta invece che, dopo che avete digerito il pasto e dopo che avete il corpo assorbito tutti i nutrienti, entrate in un periodo di deficit calorico in cui in realtà il vostro corpo non ha più calorie, e questo avviene dopo ogni singolo pasto. E metti che fate 6 pasti piccoli al giorno, come proprio tipico da bro, avrete 6 di questi picchi di surplus calorico appena dopo avete finito di mangiare, e poi seguiti da un deficit, poi di nuovo su e un deficit, così per 6 volte. Invece se voi fate 3 grossi pasti, un po' più grossi, nell'arco della giornata, avrete questi picchi, ne avete solo 3, non 6, ma saranno dei picchi molto più alti, il surplus calorico sarà più alto proprio perché ci saranno più calorie nel vostro pasto, e poi il deficit calorico durerà più a lungo dato che ci sarà più spazio tra ogni pasto. Ad esempio se voi fate il digiuno intermittente come faccio io, avrete un deficit calorico enorme dopo la sera che avete dormito e non avete fatto colazione, sarà veramente veramente tanto. Poi non appena fate un pasto grande ci sarà un grande picco di surplus. Questo per dirvi che per quale motivo non importa e contano le calorie e macronutrienti nel totale nell'arco della giornata, perché a parità di calorie, se fate un pasto, 3 pasti o 6 pasti, se voi integrate l'area al di sotto di questo baseline zero e al di sopra, quindi integrate tutta l'area di deficit calorico e l'area di surplus calorico, vedrete che sarà uguale se fate 3 pasti o se fate 6 pasti, per le stesse calorie sarà uguale. Per questo io sono un grosso appunto esponente, mi piace il fatto che non dovete seguire una dieta per forza, mangiare ogni 2 ore perché sennò andate in catabolismo, 6 piccoli pasti al giorno come dicono i pro. No, fatene un pasto se vi va, fate 3 pasti grandi se vi va, fatene 6, fatene 10, quello che vi pare, l'importante sono i macronutrienti e calorie totali della giornata. Scusate, ma ci tenevo a ribadirlo ancora una volta. Andiamo in libreria. 3 hours later. Eccoci qua dunque ragazzi al posto della piadina, e mi è appena arrivata una piadina cannone con della bresaola, un po' di formaggio della bresaola e un po' di rucola, ve lo faccio vedere subito. Ecco qui questa super bontà, è praticamente una piadina con del formaggio e della bresaola. Io praticamente non ho mangiato niente dall'ultimo che avete visto, sono stato in libreria appunto, in biblioteca 3-4 ore, quindi ora non vedo l'ora di godermi questa buonissima piadina. Le calorie non le so esattamente, ma appena mangio le facciamo insieme sull'applicazione, vi faccio vedere come le conto. Intanto proviamo a darci un morso qua. C'è anche un po' di cipolla caramellizzata, buonissima. Finito di mangiare e ora controllerò i macronutrienti sull'applicazione. Apro MyNet Diary, che è l'applicazione che utilizzo io, e dato che non so esattamente quella piadina quante calorie aveva in realtà, perché non so esattamente in grammi, però proverò a stimare, faccio una stima, ovvero cerco semplicemente la bresaola, più o meno presumo ad occhio sarà stata tra i 60 e gli 80 grammi, io mettiamo 75 grammi. La cosa buona dell'applicazione è che una volta che utilizzate la bresaola, ad esempio, l'applicazione se la ricorda e basta che rinserite il peso e vi verranno appunto le calorie, come vedete qua, che metto sullo schermo in questo momento. Troverò la piadina media, stessa cosa la faccio con la rucola, anche se la rucola non ha tante calorie, quindi potremmo anche dimenticarcene. E ci stavano anche delle cipolle caramellizzate. Allora, io non ho mai traccato le cipolle caramellizzate, quindi sarà veramente ad occhio. Io avrei messo un 100-200 calorie, quindi trovo qua cipolla caramellizzata, onion, caramelized onion, ecco qua, calorie in questo momento sullo schermo,
e faccio praticamente così ogni singolo pasto. Tornati all'appartamento, ho controllato quanti macrocalorie mi rimangono più o meno 1000-1200 calorie, ancora una cinquantina di grammi di proteine. Vi faccio vedere subito cosa faccio per cena. Ah, eccoci qua dunque all'ultimo pasto appunto di questa giornata. Qua ho due bei piattoni, avevo voglia ancora di quella piadina, mi ha fatto venire voglia di più piadina, quindi ho messo qua una piadina piccolina che ha più o meno 8 grammi di proteine, 100 grammi di tonno, ci ho tolto tutto l'olio e ovviamente una manciata di insalata. Poi qua ho 100 grammi di questi grissini che avete già visto, grissini integrali, questi hanno 12 grammi di proteine per 100 grammi con 100 grammi di hummus. Proverò a bere questo litro e mezzo di acqua ancora e ho la mia Coca-Cola Light. Secondo me, a mio avviso, per la composizione fisica e per la salute è meglio questa, perché in quella normale ci stanno, non so, tipo 80 grammi di zucchero per una lattina, una roba veramente incredibile. Questa è l'insalata, ovviamente non ci metto olio perché non metto mai olio, non troppo per i macronutrienti, ma in realtà proprio mi piace l'insalata e la verdura così com'è, senza doverci aggiungere niente. Qua passiamo quindi alla piadina, questa è una piadina normale, abbastanza piccolina, quindi non ha tante calorie, ma 8 grammi di proteine, 100 grammi di olio, schiacciato fuori tutto l'olio, quindi abbastanza secco. Passiamo di qua, grissini integrali con 100 grammi di hummus, questo è uno snack ottimo, hummus ha dei grassi buoni, questi grissini integrali, carboidrati e proteine, quindi questo sarà il bulk della cena. E come promesso, lo so, già lo sapevate, ecco qua il Magnum Double Caramel, mi faccio questo piccolo gelatino per concludere al meglio la mia giornata. Questo dovrebbe essere intorno ai 300 calorie che possono entrare tranquillamente anche dopo cena, avevo spazio, quindi questo sarà un Double Caramel. Eccolo qua, piccolino. Buonissimo, dieta flessibile ragazzi. Concludo qua il video, come avete visto quindi ieri ho mangiato praticamente di tutto, ho mangiato fuori e comunque ce l'ho fatta a farlo rientrare nei macronutrienti e le calorie. Magari non erano i pasti più puliti, diciamo pollo, broccoli, riso, ma non c'è bisogno. Per questo mi piace la dieta flessibile, perché mi permette veramente di mangiare qualsiasi cosa. Puoi andare da Starbucks, ti puoi prendere il frappuccino alla banana yogurt e basta che lo metti all'interno dei macronutrienti per la giornata e non c'è bisogno che sgarri. E questo semplicemente secondo me è il miglior modo per rimanere sani di mente e sani anche di fisico, perché se giocate bene con gli alimenti, comunque mangiate un po' di insalata, mangiate un po' di rucola, mangiate pomodori, mangiate vitamine, minerali, frutta, eccetera, eccetera, la dieta flessibile non ci saranno problemi. Come avete visto anche le proteine erano un pochino più basse rispetto alle mie giornate normali, ma questo non c'è troppo problema, una volta ogni tanto vi puoi permettere di mangiare un po' più basso, di solito provo a colpire 150 grammi di proteine al giorno, ma come sapete i carboidrati sono protein sparing, ovvero più carboidrati mangi, soprattutto se sei in calorie surplus, quindi se sei in un surplus calorico, e meno proteine hai bisogno. Per questo motivo è andato bene ieri che ho colpito per quasi 300 grammi di carboidrati, comunque macronutrienti totali li metto qua accanto. Detto questo, spero di avervi dato un'idea di quello che mangio io per questo lean bulk, o almeno all'inizio di questo lean bulk, dove non voglio andare troppo alto in calorie troppo presto, sennò ingrasso troppo velocemente. Provo sempre a colpire e a aumentare di peso di un chilo al mese, quindi 0,25 kg a settimana più o meno. Detto questo, io penso di concludere qua il video. Ti voglio ringraziare se stai ancora qui guardando questo video. Mi raccomando, buttaci un like se non sei iscritto, e lo so che tanti di voi non sono iscritti. Iscrivetevi, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.